Ok, buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati a questo webinar. È il primo webinar dello studio Tonucci Partners e vi ringraziamo della vostra presenza. E innanzitutto una piccola introduzione per chi non ci conosce. Siamo Tonucci Partners, uno dei più grandi studi italiani legali. Siamo ubicati a Roma, Milano, Padova, ma anche a Trieste, Prato, Napoli, Foggia, e all'estero abbiamo delle sedi anche a Bucarest e Tirana. Oggi siamo in effetti, trasmettiamo questo webinar dalle sedi di Padova, da dove parla il sottoscritto, dalla sede di Roma, da dove parla il collega Giuseppe Mongello, e dalla sede di Milano, da dove parla il collega Lorenzo Malatea. Lo studio Tonucci e Partners, per chi sempre non ci conosce, è uno studio che presta assistenza, presta consulenza per grandi società italiane, ma anche per PMI, per start-up. Praticamente soddisfiamo le esigenze delle aziende italiane, della platea normale di tutta l'imprenditoria italiana. Siamo particolarmente lieti oggi di iniziare questa serie di webinar e è un po' una conseguenza chiaramente del Covid-19, ma è una conseguenza benvenuta perché da sempre come studio organizziamo nei nostri grandi e bellissimi spazi conviviali delle conferenze. Non potendo in questo momento ospitarvi fisicamente, siamo però lieti di essere con voi virtualmente. Il tema di oggi è il decreto rilancio. Decreto rilancio che è un jumbo provvedimento legislativo. Il decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, ha porta ben 314 pagine, 266 articoli e 55 miliardi di spese e investimento. Poi ci spiegherà meglio il collega Giuseppe Mongello. In realtà oggi non parliamo di tutto il decreto legge rilancio, ma di due particolari settori, due particolari ambiti. L'ambito delle misure di finanziamento per le aziende e l'ambito dei provvedimenti, delle misure che sono state prese per il settore del lavoro e della tutela del lavoro e della tutela delle imprese in questo ambito. E lo facciamo per l'appunto con i due prestigiosi speaker che sono il Giuseppe Mongello, dottore commercialista, partner dello studio, con una lunghissima esperienza nel settore del tax planning, ma anche della gestione di gruppi societari internazionali, sia dal lato da controllanti a controllate, sia viceversa, e che ci parlerà delle misure relative al finanziamento. E il secondo speaker è l'avvocato Lorenzo Maratea, dello studio di Milano. Una lunghissima esperienza nel nostro studio, anche in altri studi, nel diritto civile, nel diritto del lavoro, anche nella privacy. Nel nostro sito ci sono i CV di entrambi e posso dire che li ho guardati con ammirazione, mi sono sentito sempre un po' così, diciamo, un po' tra l'ammirato e il contento di essere il loro socio. A questo punto io lascerei la parola, anzi, prima che lasciare la parola, inizio a fare delle domande a Giuseppe Mongello,
gli chiedo un po' qualcosa sugli investimenti di questo sui provvedimenti a favore degli investimenti di questo decreto rilancio. E la prima cosa che chiederei a Giuseppe è come sono queste misure per le start-up e le PMI e se ho sentito che ci sono delle grandi possibilità per chi investe in start-up. Eccomi, grazie Carlo, grazie per i complimenti. Forse hai omesso di dire al nostro pubblico che quando facciamo poi questi convegni, seminari, eccetera, non in virtuale, siamo sempre seguiti da qualche libagione che purtroppo questa volta non possiamo permetterci. E, guarda, hai individuato un po' il punto, nel senso che questo è un decreto monstre che nasce in un momento di grande emergenza. Però ha consentito al governo, probabilmente per la prima volta in maniera pesante in Italia, di vedere il mondo delle start-up finalmente con qualcosa di propositivo. Fino ad oggi, noi lo sappiamo perché poi seguiamo decine di clienti che si trovano nella situazione tragica di dover andare poi a rivolgersi a fondi esteri per ottenere dei fondi, dei soldi, diciamo, quando inventano qualcosa, quando creano, diciamo, con quella, diciamo, grande intelligenza, no? Che contraddistingue un po' i giovani ragazzi italiani che escono fuori dall'università con particolari preparazioni, e dove purtroppo l'investitore all'estero è disposto ad accettare un margine di rischio elevato, quindi a investire nella startup. L'investitore italiano, se non ha dei collateral, che sono i classici collateral, garanzie bancarie, immobili e così via, non mette una lira. Salvo poi investire magari in società che già ben avviate, e allora a quel punto cercano, no, sono un po' l'investitore italiano è un investitore un po' col braccino corto, ma lasciamo stare da parte le polemiche e andiamo direttamente alle misure a sostegno delle start-up. Sono misure importanti, Carlo, perché qui adesso vado un po' di lettura, ovviamente posso ricordare tutti gli importi a memoria, ma il governo stanzia 100 milioni di euro per finanziamenti agevolati tramite il fondo Smart Start. Attenzione, 100 milioni di euro non rappresentano poi la cifra finale, perché tu mi insegni che quando un fondo interviene genera poi un effetto leva su altri investitori, la banca, il finanziamento esterno, via dicendo. Quindi questi 100 milioni di euro per finanziamenti agevolati tramite il fondo Smart Start significano poi, come effetto complessivo sul mercato, qualcosa come noi abbiamo stimato circa tra gli 800 e il miliardo di euro vero, diciamo, che arriveranno in questo momento. 10 milioni di euro, e anche qui non pensiamo che la cifra sia piccola, tramite contributi a fondo perduto per servizi prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub e business angels. Anche qui 10 milioni di euro sono una cifra considerevole, se voi pensate che si tratta di soldi che vengono poi erogati, diciamo, a favore della startup, ma per pagare che cosa? Per pagare poi il business angel piuttosto che l'incubatore che ospita la startup. E di solito stiamo parlando di costi che sono irrisori, diciamo, rispetto all'investimento. 200 milioni di euro al fondo per venture capital in coinvestimento con capitali privati. Anche qui, ovviamente, 200 milioni di euro sono il fondo statale, ed è chiaro che l'investitore privato, laddove vi sia già un investimento da parte dello Stato, soprattutto per cifre, diciamo, di questo importo, agisce con una maggiore tranquillità. Estensione di 12 mesi dell'iscrizione nella sezione del registro delle startup innovative, quindi abbiamo un ulteriore anno in cui le startup innovative possono rimanere iscritte, dando luogo poi a tutte quelle che sono i vantaggi fiscali per gli investitori. Equiparazione delle start-up a università e centri di ricerca, ai fini del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo extramuros. Quindi è chiaro che l'intento del governo è quello di sì favorire il mercato, ma anche, quello che è il mio giudizio, ha intrapreso finalmente una strada che è molto significativa. Cioè qui non c'è solo il mero finanziamento, poi lo vedremo, a settori già maturi,
c'è un finanziamento finalmente a pioggia per un settore che è il settore, diciamo, dell'innovazione. E quando si parla di innovazione, nessuno sa all'inizio dove l'innovazione andrà a parare, perché poi possono esserci innovazioni che vanno nella direzione magari di tecnologica, di tecnologia, non so, applicata a processi fondamentali, piuttosto che nel digitale, piuttosto che il 5G. Quindi è anche un po' una scommessa, no, sul futuro del nostro paese. 200 milioni di euro sono stati stanziati come garanzie riservate a startup e PMI innovative, era quello discorso che dicevi tu prima, nel fondo di garanzia statale ai fini del rilascio delle garanzie. Quindi ci sono ulteriori 200 milioni di euro che metteranno in moto un meccanismo di gran lunga superiore, che sono 200 milioni di euro di garanzie. È stata incrementata al 50%, poi dopo lo vedremo più nel dettaglio, la percentuale di detrazione riconosciuta per investimenti nel capitale sociale di start-up oppure PMI innovative effettuati da persone fisiche. Quindi anche qui, viva Dio, c'è una forte spinta proprio all'investimento anche personale, un po' come avviene oggi nel mondo anglosassone, per cui la persona fisica che investe finalmente si vede riconosciuto un bel vantaggio fiscale. Stiamo parlando del 50% di detrazione. È stato abbassato a 500.000 euro l'investimento minimo per l'accesso al programma Startup Visa, che prevede poi procedure semplificate per i visti a favore di imprenditori innovativi provenienti dall'estero. E attenzione, in un panorama mondiale ed europeo in particolare, dove si sta facendo sempre più concorrenza, a mio giudizio anche in maniera non del tutto corretta, visto che l'Europa in teoria dovrebbe essere una unica entità economica e con un unico regime fiscale. Concorrenza tra stati nell'attirare investimenti e soprattutto cittadini dall'estero, per cui c'è il Golden Visa Program del Portogallo, Cipro c'è un Investment Visa Program, Malta e via dicendo. E praticamente vai a offrire un passaporto europeo a cittadini che arrivano, diciamo, da extra UE. E abbassare la soglia a 500.000 euro per questo programma significa sicuramente allargare tantissimo, diciamo, quello che è il nostro bacino di persone interessate. Una scelta coraggiosa questa, eh. Molto coraggiosa, veramente molto coraggiosa, e che però, sai, ci porta un po' a confrontarci con gli altri paesi europei, perché tante norme prese, diciamo, nella loro, diciamo, ASIS, no? Una definizione proprio a sé stante, potrebbero anche essere delle norme, diciamo, valide, no? Se però le vedi all'interno di un sistema europeo, dove, cioè, ormai i confini sono aperti, lascia stare adesso la pausa Covid, ma diciamo i confini in generale sono aperti. È chiaro che se tu aumenti indiscriminatamente la tassazione in Italia, poi hai il fenomeno delle 10.000 imprese venete che vanno in Romania, che vanno in Carinzia, che vanno in Slovenia, che vanno in Croazia. Ah, ci vuole un genio a capirlo. Cioè, se io metto qua le tasse al 30% e lì sono al 5%, è ovvio che l'imprenditore emigra. E aspetta, e la cosa bella è che quando si parla di delocalizzazione non c'è nulla di illegale, cioè una cosa è l'evasione fiscale, una cosa è l'elusione fiscale. Santo cielo, se io vado via col mio stabilimento, non sto né evadendo né eludendo, proprio me ne vado e non produco più reddito in Italia. Da ultimo è stato istituito un fondo ad hoc per l'industria dell'intrattenimento digitale, anche questo è molto importante. Una dotazione di 4 milioni di euro, attenzione però, per contributi a fondo perduto. Quindi c'è anche questo fondo nuovo, First Playable Fund, 4 milioni di euro, non sono molti, ma è un intervento specifico per quanto riguarda l'industria dell'intrattenimento digitale. Anche questo, se tu lo leggi collegato con quelli che sono i finanziamenti, gli investimenti e le detrazioni per le startup innovative, ti dà già subito l'idea di qual è la direzione verso la quale ci stiamo avviando. Vediamo allora un po' più in particolare alcune di queste detrazioni. Abbiamo detto la detrazione al 50% per gli investimenti in startup, no? È una detrazione riconosciuta poi
per gli investimenti in capitale sociale di startup e PMI innovative, effettuati da persone fisiche direttamente o anche per il tramite addirittura di organismi di investimento collettivo che investono poi quasi esclusivamente in questo segmento. L'investimento massimo detraibile... Così ti faccio una domanda. Quindi se un investitore privato, una persona fisica, investe i suoi bravi 100.000 euro nel capitale di una media piccola impresa che è una PMI innovativa, che ha le caratteristiche per diventarlo o che lo diventa magari a breve, e ottiene una detrazione fiscale dal suo reddito di 50.000 euro? Esatto, esattamente. E questo sarà una spinta eccezionale per raccogliere fondi, perché io già immagino che a questo punto fossi un giovane startupper, magari dovrei avere almeno 30 anni di meno, e fossi un giovane startupper, come si può definire, farei il giro dei family office, farei il giro dei club deal, perché effettivamente il 50% di detrazione vuol dire che 50.000 euro, come dici giustamente tu Carlo, ti vengono restituiti di fatto dallo Stato, e quindi è una forma di incentivazione incredibile. E, ovviamente, essendo una forma di incentivazione molto molto forte, il limite è stato messo a 3 anni, cioè non si possono vendere poi queste partecipazioni prima dei 3 anni, in caso contrario chiaramente si decade dal beneficio e bisogna restituire quanto già utilizzato. Perché motivo? Perché di solito è stato anche calcolato che il processo di transizione della startup, no, da newborn a startup effettivamente con un valore, un equity value, diciamo, riconosciuto dal mercato, è intorno ai 2 anni, no? Dopo 2 anni già incomincia, quindi sei farebbe gola, che ho investito 100.000, posso recuperare venderla a 1 milione, è chiaro che farebbe gola vendere. Anche per consolidare, no, il capitale, per consolidare quello che è l'assetto, no, proprietario, hanno pensato a 3 anni. E, per quanto riguarda poi i contratti di ricerca extramuros, stipulati chiaramente con queste startup innovative, l'agevolazione è pari al 12%, quindi c'è un credito del 12%, e le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per il 150% lordo del loro ammontare. E quindi è come se once again lo Stato veramente regalasse soldi. Era un po' la vecchia idea di Draghi dell'helicopter money. Faccio questa domanda applicativa molto breve, anche se il tempo vedo che sta correndo. Quindi se una società che si occupa di cibo o di, che ne so, di tecnologia dà un incarico a una startup di fare una ricerca specifica e spende sempre i famosi 100.000 euro, può ottenere dei benefici, 100.000 euro di un contratto di committenza, non so, così magari tu mi spieghi l'effetto pratico, quale sarebbe il 12%? 12% di diciamo questi contratti, no, che sono diciamo fatti solo con l'esclusivo scopo di fare appunto innovazione eccetera, con startup innovative, è un'agevolazione che è pari al 12%, e tutte le spese, diciamo, concorrono a formare questa base di calcolo del credito di imposta per il 150% del loro ammontare. Quindi a fronte di 1.000 euro che tu spendi, hai un credito che diventa di 1.500 euro, e quindi hai una specie di volano ulteriore. E tieni conto che, diciamo, tra gli aspetti positivi che non possiamo non segnalare, è stato stanziato 1 miliardo di euro a favore delle startup e delle PM innovative tramite l'istituzione o l'integrazione di fondi per investimenti anche con obbligazioni convertibili. Quindi diciamo c'è questa attenzione per il mondo delle startup e PMI innovative, via dicendo, che si tradurrà sicuramente in un flusso di denaro, di liquidità, che andrà a favore, diciamo, di questo segmento. Qual è forse la critica che possiamo fare? La critica che possiamo fare è che purtroppo, e qui oggettivamente non si capisce perché, noi abbiamo uno Stato che da una parte è molto interventista. Se noi pensiamo, non so, a Cassa Depositi e Prestiti, no? Cassa Depositi e Prestiti non dico che riproduce
un po' liri, scusa, dei 30 anni fa, però diciamo ha delle partecipazioni, è proprio la mano dello Stato nelle principali società come l'ENI, l'Enel, Poste e via dicendo, no? E qui non si capisce perché dobbiamo passare a transitare per il settore privato, perché in teoria lo stesso effetto probabilmente l'avremmo ottenuto anche con un investimento proprio diretto da parte dello Stato. Ci sono degli esempi, c'è il modello Israele, ma c'è il modello americano. Addirittura pochi sanno che, non so, Google Earth nasce come innovazione, un gruppetto di ragazzini americani che vengono incubati e cullati da un fondo di investimento che è direttamente posseduto dalla CIA. Per cui, diciamo, nel sistema anglosassone c'è l'investimento diretto laddove vi siano chiaramente delle peculiarità, diciamo, della startup. Senti, invece passando forse dalle start-up a rilancio, è intervenuto anche nel campo di altri incentivi fiscali o rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Ecco, forse magari ti faccio delle Certo, domande un po'. allora, se noi pensiamo a quello che è il tessuto economico tipico del nostro paese, noi abbiamo sicuramente oggi un'attenzione verso le start-up che però rappresentano una percentuale molto bassa del nostro tessuto economico. E poi il grosso dell'economia italiana, quello che ha sempre resistito, quello che ha portato avanti il paese, è quello proprio delle piccole e medie imprese. E tu nel Nord-Est sarai certamente testimone, perché poi la fascia, no, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, una parte della Lombardia. E quindi il governo si è preoccupato di andare a rafforzare patrimonialmente, ecco, purtroppo, questo è un difetto dell'imprenditore italiano, queste piccole e medie imprese soffrono da sempre di una sottocapitalizzazione. E si è visto in particolare la criticità oggi con questa crisi Covid. Perché motivo? Perché di fronte a una crisi gravissima, ma che ha però per ora una durata, diciamo, tutto sommato limitata nel tempo, vi è un numero di probabili fallimenti, probabili procedure concorsuali un po' troppo elevato. Cioè una struttura capitalizzata della nostra economia probabilmente avrebbe consentito una maggiore resistenza alla crisi, una maggiore resilienza, diciamo, giusto per non andare subito, diciamo, in affanno, ecco, in emergenza. Questo purtroppo non è avvenuto perché i nostri capitali sociali sono la famosa SRL con i 10.000 euro. E questo è l'articolo 26 del DL che tu citavi, ed è nominato il bonus ricapitalizzazione. Anche qui ci sono sgravi fiscali sui conferimenti in denaro a favore delle società con i ricavi compresi fra i 5 milioni e i 50 milioni, che sono la stragrande maggioranza, diciamo, delle piccole e medie imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e di aprile, pari a circa un terzo, il 33%, diciamo, per essere esatti, rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza Covid. L'aumento di capitale deve essere effettuato chiaramente entro il 31 dicembre di quest'anno, del 2020, ed è rivolto a una molteplicità di soggetti, perché l'aumento di capitale può essere fatto a soci, persone fisiche o giuridiche, diciamo, di qualsiasi natura, che effettuano aumenti di capitale in SPA, in SRL, comandita per azioni, società di responsabilità limitata semplificata, società cooperative. E chiaramente società deve avere sede legale nel nostro paese, e benefici fiscali a favore, diciamo, dei soci che effettuano questo tipo di ricapitalizzazione è pari a una detrazione IRPEF per l'anno 2020 pari al 20% della somma versata dai soci persone fisiche e del 20% un credito d'imposta per l'anno 2020 pari al 20% della somma investita dai soggetti IRES. È anche questa una norma che, letta assieme agli altri incentivi, ti dà un po' la portata dell'aiuto effettivo oggi, posto, diciamo, sul tavolo, perché il 20%
di detrazione per una persona fisica. Vuol dire chiaramente poter portare direttamente in detrazione dalle tasse, quindi è un beneficio molto forte. E un credito di imposta del 20% per le società soggette all'IRES, che hanno un'aliquota tra l'altro molto più bassa, no, rispetto alle persone fisiche, significa di fatto andare a fare un investimento nella propria partecipazione scaricandosi l'investimento dalle tasse. Quindi è davvero una incentivazione fortissima, diciamo, a favore della ricapitalizzazione del mondo delle piccole e medie imprese. All'interno del bilancio delle società oggetto di ricapitalizzazione, quindi io SPA ricapitalizzo la mia partecipata, la società quindi oggetto della patrimonializzazione, dopo l'approvazione del bilancio esercizio 2020, quindi questo accade nel 2021, potrò beneficiare a mia volta di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto. Anche qui poi dopo col limite massimo del 30% dell'aumento di capitale eseguito. E questo credito d'imposta può essere utilizzato direttamente in un'unica volta, diciamo, a partire dal 2021. È un beneficio anche qui molto forte, che di fatto va a rendere conveniente in misura, diciamo, considerevole la ricapitalizzazione dell'impresa. Ora, se noi immaginiamo ad esempio una struttura in cui l'impresa ha avuto delle perdite, corrispondono ai requisiti, quindi il 33%, viene ricapitalizzata, quindi la casa madre porta un credito di imposta del 20%, ha la possibilità col 2021 di andare con un altro credito di imposta l'impresa target, diciamo, del 50%, e quei soldi li investe magari in una startup innovativa. Non dico che lo Stato ci ha pagato l'investimento complessivo, ma ci siamo quasi, diciamo, diventa una cosa veramente interessante. Una politica in qualche modo, fortissima incentivazione, e ben venga, perché ecco, ripeto, il contributo a pioggia dato a una molteplicità di imprese, ma senza pensare che potrebbero essere delle strategie di carattere, diciamo, di crescita, no? Di politica economica, è sprecato, no? Sul mercato. Il contributo dato, fornito, diciamo, al mondo economico attraverso questi canali, quindi ricapitalizzazione, aiuto alle startup innovative, aiuto alle PMI nella fascia dai 5 ai 50 milioni di ricavi, è un aiuto che va al cuore, diciamo, del sistema economico italiano, e che veramente può contribuire a far uscire queste imprese dalla crisi generata, diciamo, in questo momento dal Covid. E sì, che una domandina così, perché ho letto anche nella miriade di provvedimenti qualcosa sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sì. È una qualcosa che ho già letto nel passato, ogni tanto la riaprono. Cosa succede adesso? Allora Carlo, mi hai sentito parlare bene del governo fino adesso, no? Qui non posso viceversa parlarne bene, perché è una norma che mi ha lasciato sbigottito. Ti spiego perché. Perché la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è una norma che era una norma straordinaria, che è stata ripetuta N volte, e ogni volta c'è un piccolo aumento, non si è partito col 4%, diciamo che l'anno scorso era all'8%. Adesso vorrei che qualcuno mi spiegasse, in una situazione di emergenza, perché arrivo all'11%, cioè di valutazione. Avrei capito un 8%, diciamo, quantomeno come era fino a poco tempo fa. Arrivare all'11% mi pare, sinceramente, ecco, questa faccio fatica a dare una lettura positiva, perché poi diciamo l'11% contro quello che può essere poi un vantaggio fiscale dato dall'ammortamento, che si traduce chiaramente in una deducibilità di costi, però misurata agli anni, no, di vita utile del cespite, mi porta a ritenere che l'11% sia quasi un'aliquota di puro equilibrio, quindi probabilmente
ne usufruiranno solo quelli che sono in procinto di vendere la partecipazione, quindi invece che pagare, diciamo, la tassazione piena pagheranno l'11%. Non l'ho vista, diciamo, come una grande norma risolutiva. E comunque, diciamo, lo schema è sempre quello classico, quindi la perizia giurata di stima, quindi la rivalutazione, l'iscrizione, diciamo, del nuovo valore come valore dell'asset, pagamento, diciamo, fino a tre rate annuali, proprio esattamente come era prima, credo, dell'8%. E non c'è, diciamo, non c'è una grande innovazione. Quello che viceversa mi è piaciuto molto come provvedimento del governo è un po' tutto il sistema dei crediti d'imposta legati all'eco bonus e al sisma bonus. Ti spiego perché. Perché al di là del fatto del tecnicismo, diciamo, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 110% per quanto riguarda i lavori che ricadono ovviamente nell'ambito dell'efficientamento energetico per quanto riguarda l'eco bonus e la riduzione del rischio sismico per quanto riguarda il sisma bonus, e quindi, diciamo, si andrà a incentivare l'utilizzo di impianti fotovoltaici, l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, quindi dovrebbe esserci anche una sorta di spinta, no, verso una maggior utilizzo di quelle che sono oggi le tecnologie a basso impatto ambientale. E la cosa molto positiva è che questi crediti possono essere immediatamente ceduti, di fatto a chi che sia, e possono essere immediatamente utilizzati. Quindi è facilmente immaginabile oggi che si verrà a creare un vero e proprio mercato di questi crediti, un po' come è successo con i crediti del GSE quando venivano emessi certificati verdi, no? E ecco, oggi io fossi un imprenditore, una banca, un intermediario finanziario, mi preoccuperei di creare immediatamente un SPV, società veicolo, per andare a comprare questi crediti presso aziende, condomini, singoli persone fisiche che abbiano fatto questi lavori, e che invece che aspettare poi gli anni, no, di recupero, cioè, invece di vetrarli per 5 anni li possono monetizzare subito, possono monetizzarlo subito, e poiché è cedibile ed è immediatamente usufruibile anche, diciamo, per compensazioni orizzontali all'interno del bilancio o dell'applicazione dei redditi delle singole aziende, è un mercato, diciamo, che si autogenera, voglio dire, quindi solo una questione di rate, di interessi, diciamo, sull'attualizzazione di quelli che sono questi crediti. Ma sarà un mercato vastissimo e dove sicuramente si butterà qualcuno. Speriamo che sia qualche entità italiana e non come al solito Goldman Sachs o Merrill Lynch dall'estero, ecco, a gestire queste cose. Certo, speriamo. Bene, io penso che tu abbia detto molto bene quanto è il panorama di queste misure, molto interessanti. Anche vuoi aggiungere qualcosa finale o abbiamo... Guarda, io allora se, non posso leggerlo tutto, no? L'articolo 26 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, altrimenti non ci bastano le 2 ore, però inviterei tutti a leggere con attenzione l'articolo 26. Perché, diciamo, al di là di quelli che sono poi i requisiti delle imprese che possono ottenere questo tipo di credito e via dicendo, è bello anche vedere come si sviluppa il ragionamento, diciamo, del governo, e come ci sia anche una armonizzazione con quello che è il dettato legislativo a livello europeo, con la Commissione europea. Cioè, questo, direi che finalmente dopo 150 anni all'Unità d'Italia hanno capito che il tessuto economico italiano è formato dalle piccole e medie imprese, quindi è inutile continuare a dare 6 miliardi e mezzo alla Fiat che poi li porta fuori, è meglio magari dare qualcosa di meno alle imprese nostre. E sicuramente, diciamo, questo aiuterà moltissimo l'economia. Questo è un provvedimento che aiuterà moltissimo l'economia. E qui mi taccio e mi scuso per essermi dilungato. Grazie mille per il tuo intervento, Giuseppe. E chiudiamo gli aspetti delle misure, chiamiamole così, di fiscali e di ricapitalizzazione. Passiamo a un altro filone estremamente
delicato, estremamente importante per la nostra nazione. In questo momento è il filone del lavoro. E qui facciamo delle domande al collega Lorenzo e devo dire, mi è parso di leggere che ci siano state molti un intervento nel campo degli ammortizzatori sociali. E spiegami meglio quali sono le principali novità al riguardo. Io dichiaro la mia assoluta ignoranza del campo, però magari tu ci spieghi bene. Grazie Lorenzo. Grazie a te Carlo, grazie anche per le belle parole usate all'inizio, parole evidentemente assolutamente non meritate. Vado subito dire, al tema, facendo diciamo una precisazione di metodo. Insomma, gli ammortizzatori sociali tradizionalmente non sono un tema semplice, perché anche a livello universitario, dirò accademico, è un tema che, siccome è molto tecnico, dire, molto spinoso, peraltro contaminato da aspetti anche di natura contabile, il giurista ha qualche difficoltà, insomma, vuol dire, ad afferrarlo o comunque vuol dire, a tracciarne bene i contorni. Molto spesso si lavora spalla a spalla, vuol dire, con il consulente del lavoro, che viceversa riesce a dare, vuol dire, quel supplemento di profondità anche dal punto di vista contabile, in una materia in cui evidentemente questo è necessario. Il decreto legge rilancio è intervenuto su questa materia, quindi sulla materia degli ammortizzatori sociali. Perché questa materia di ammortizzatori sociali è importante? Perché immaginiamo la situazione di una partita e i calci di rigore. È evidente che alla cassa integrazione guadagni, a partire dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e alla cassa integrazione guadagni in deroga, è stata affidata un po' la funzione dell'ultimo rigorista. L'ultimo rigorista è quello che fa la differenza, probabilmente, nel nostro quadro, insieme ad un altro istituto di cui poi probabilmente parleremo, quello del lavoro agile. Alla cassa integrazione guadagni è stata data l'onere di salvare il lavoro in questo momento in Italia. Come detto, il decreto legge rilancio non crea nulla ex novo, nel senso che come se avesse praticato tutta una serie di innesti in una norma che già c'era, quella del Cura Italia, norma che però non ha dato, diciamo, del tutto buona prova. Parlo di norma, ma in realtà dovrei esprimermi al plurale, nel senso che dagli articoli 19 in poi del Cura Italia, il decreto legge 18 poi convertito, in realtà i legislatori, il governo prima e poi le Camere si sono occupate degli ammortizzatori sociali. Dove il Cura Italia ha fallito? Andiamo subito al sodo e vediamo se effettivamente i correttivi che sono stati apportati con il decreto legge rilancio funzionano o ci si può aspettare che funzioni. I temi sono fondamentalmente due. Il primo è quello di aver delineato un meccanismo di estensione temporale del periodo coperto appunto dagli ammortizzatori sociali. Leggo proprio allo scopo di non dire nulla di impreciso. È stato previsto un'estensione della cassa integrazione di ulteriori 5 settimane fino all'agosto del 2020, più un supplemento ulteriore di 4 che va dal periodo settembre al 31 ottobre. La ratio legis è molto semplice. È ovvio che siamo usciti dal lockdown, siamo entrati nella fase 2, viviamo questa fase di moderato ottimismo, pensiamo appunto di potercela fare, ma il problema dal punto di vista occupazionale c'è ancora e di conseguenza è necessario accompagnare le imprese in questa fase cruciale estendendo ulteriormente il periodo coperto. Qual è l'altra tematica però sulla quale è stato necessario intervenire? Molto banalmente è stata la tematica della semplificazione procedurale. Perché dico questo? In realtà quando noi parliamo di cassa integrazione guadagni, senza nessuna ulteriore letterina alla fine, noi parliamo poi fondamentalmente di due istituti in questo caso. Parliamo della cassa integrazione guadagni ordinaria, che è quella che è l'archetipo, cioè quella che è nata per la grande industria ed è quella che viene contemplata per prima in queste fonti. Abbiamo poi la cassa integrazione guadagni in deroga, che poi è quella che in realtà interessa di più al mondo di cui per esempio ha parlato molto bene prima il collega Montello, cioè il mondo delle piccole. Certo. Ora, il meccanismo è stato necessario poter semplificarlo, soprattutto per questo mondo qui, quindi il mondo delle piccole. Perché? Perché la cassa integrazione guadagni in deroga ha come sua prerogativa quella di coinvolgere le regioni. Quindi si veniva a creare un meccanismo
in cui avevi Arlecchino, poi fondamentalmente servo di due padroni, c'era da una parte la competenza dell'INPS e dall'altra la competenza delle regioni, meccanismi alle volte indecenti, scaricabarile fra i due soggetti e di conseguenza enorme lentezza. Anche adesso che ci stiamo parlando, noi sappiamo che rispetto alla prima tranche, diciamo, di pagamenti e erogazioni che dovevano avvenire dall'INPS, noi siamo ancora in una fase di ampio ritardo. Molte persone che erano destinate a pienamente diritto ad ottenere questo beneficio, in realtà questo beneficio allo Stato non l'hanno ancora ricevuto. Allora che cosa si è fatto? Si è intervenuto in termini di semplificazione procedurale, fondamentalmente bypassando la funzione delle regioni e quindi facendo sì che la domanda venga inoltrata direttamente dal datore di lavoro presso l'INPS. Questo, la legge prevede un meccanismo di 15 giorni, diciamo, dal momento in cui si viene a verificare l'evento che determina o la riduzione o la sospensione. L'INPS elabora la richiesta che è stata formulata dal datore di lavoro e cosa fa? Provvede al pagamento di un'anticipazione che è stata disegnata, diciamo, nella misura del 40%, che funziona come pagamento diretto, cioè si danno denari freschi direttamente nelle tasche del lavoratore, in molti casi per consentirgli veramente per la sopravvivenza in un quadro, potrei così dire. Una volta esaurita, potrei dire, questa fase, poi c'è un ulteriore termine di 30 giorni per consentire, potrei dire, al datore di lavoro di integrare la domanda e fare in modo che poi effettivamente si possa arrivare al saldo. Quindi un miglioramento della situazione pregressa. Diciamo che prospetticamente si può attendere per un miglioramento, se non altro perché dal punto di vista procedurale si è introdotto, diciamo, un meccanismo di semplificazione. Tuttavia non mancano delle zone d'ombra, come inevitabile. Come abbiamo detto, noi abbiamo parlato di cassa integrazione guadagni ordinaria, quindi che ha come suo destinatario naturale il mondo dell'industria. Abbiamo parlato della cassa integrazione guadagni in deroga, che viceversa guarda al mondo, diciamo, di cui abbiamo parlato prima, però va detto che il legislatore, come in qualche modo ha accennato Giuseppe, insomma, alle volte pecca anche un po' di, diciamo, di schizofrenia. Che cosa è accaduto? Dire che nella prima fase, diciamo, quindi con il varo del decreto per Cura Italia, ai fini dell'articolo 19, quindi la norma che disciplinava la cassa integrazione guadagni ordinaria, era stato previsto un meccanismo di informazione per consultazione delle sigle sindacali. Nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che rispetto alla fonte base, quindi il decreto legislativo 148 del 2015, questo è assolutamente previsto. Però, data l'urgenza e quindi data l'enorme pressione degli accadimenti, si era stabilito di procedere ad una consultazione in tempi assolutamente contingentati. Con la conversione questo meccanismo è stato soppresso, nel senso che si è capito che effettivamente era poco più di un formalismo e di conseguenza per le nostre. Però poi, incredibilmente, con il decreto rilancio, quello che era stato, diciamo, cacciato dalla porta è poi stato, diciamo, riabilitato dalla finestra. E di conseguenza, quindi, cosa possiamo dire? In un quadro nel quale si è cercato di semplificare le cose, quindi risolvere quello che si poteva risolvere, d'altro canto poi si sono, determinate nuovamente le condizioni per ulteriori fattori di complicazione che magari già si era pensato di risolvere. E poi c'è l'altro grande tema. E cioè il fatto che oggettivamente c'è una sfasatura tra il periodo che è coperto dalla cassa integrazione guadagni e viceversa la norma, quella dell'articolo 46 del Cura Italia, che stabilisce il blocco dei licenziamenti. Cioè, questa è una tematica della quale potrebbe anche essere utile, diciamo che potrebbe essere utile affrontare, diciamo, in questa sede. Tuttavia, noi sappiamo che abbiamo, fino ad agosto, un blocco sostanziale di licenziamenti per dettati da ragioni economiche. Nel senso che, da una parte, non si può dare ulteriore corso alle procedure di licenziamento collettivo, quindi 223 del 91. D'altro canto, non si può procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Di fatto, datori di lavoro che si trovano già in enorme difficoltà, si trovano a dover alzare le mani e attendere gli eventi, perché per ragioni economiche non si può licenziare. Chi ha commentato per primo questa norma, anche molto autorevolmente, ha detto non c'è nessun problema di tenuta con l'articolo 41 della Costituzione, che tutela, diciamo, la libertà dell'iniziativa economica. Questo perché? Perché in realtà per tutto questo periodo, quindi fin quando durerà, diciamo, questo blocco nelle procedure di licenziamento collettivo da una parte e per giustificato motivo oggettivo dall'altro, i datori di lavoro avranno le spalle forti, perché in realtà ci saranno gli ammortizzatori sociali.
Bene, ora questo non è del tutto vero, perché questo tipo di ragionamento sarebbe perfettamente giustificabile se il legislatore avesse fatto correre due periodi di pari passo. Il problema è che i due periodi non sono pari. Quindi sicuramente se dobbiamo fare un'analisi, diciamo, spassionata e serena delle nuove norme, da una parte ci sono delle luci, quindi un meccanismo di semplificazione procedurale obiettivo e comunque di un'estensione del periodo, ma anche tante ombre. Ci sono alcuni elementi che obiettivamente potrebbero rendere difficili le cose dal punto di vista della loro poi concreta praticabilità, e d'altro canto c'è una norma che rischia seriamente di mettere in gravi difficoltà i datori di lavoro privati. Ho capito, grazie di questa spiegazione. Un altro tema che sicuramente è interessante, che di cui voglio chiederti qualcosa, è il lavoro agile, lo smart working. Il decreto rilancio è intervenuto anche su questo? Sì, come dicevo prima, lo smart working è stato, insieme appunto agli ammortizzatori sociali, il grande protagonista, insomma, di questa fase, nel senso che subito dopo, diciamo, quelli che io chiamo i fatti di Codogno, comunque diciamo l'insorgere della crisi e tutto quello che nei giorni successivi è derivato, si è compreso che questo smart working, questa grande cenerentola peraltro del diritto del lavoro italiano, poteva effettivamente giocare un ruolo. Quindi sin dai primissimi DPCM, quindi stiamo parlando effettivamente che si era in marzo, allo smart working è stata assegnata un'importanza assolutamente, assolutamente cardinale. Come si è fatto però questo? Fondamentalmente dicendo una cosa. Ecco, mentre prima c'era bisogno dell'accordo individuale per disciplinare lo smart working, cioè datore di lavoro e lavoratore seduti a un tavolo, negoziavano e poi firmavano un accordo per lo svolgimento della prestazione in smart working, il legislatore, oppresso ovviamente dall'esigenza di consentire la prosecuzione nei limiti del possibile delle attività di lavoro che potevano e possono proseguire, ha superato, diciamo, questo passaggio e quindi di fatto ha dato uno strumento al datore di lavoro, strumento che il datore di lavoro può utilizzare unilateralmente, nel senso che il datore di lavoro in questa fase, anche adesso, può effettivamente assegnare il lavoratore in smart working, o non deve. Dove interviene il decreto rilancio? È nello stabilire che in determinate circostanze e da determinate condizioni il datore di lavoro è soggetto a un diritto del lavoratore di essere assegnato in smart working. Questo ovviamente a determinate condizioni e in particolare legate alla sfera della genitorialità. Ora, è evidente che stiamo parlando di uno strumento, come tutte le cose che nascono all'insegna dell'emergenza, che è stato un po' piegato al perseguimento di determinate finalità. Anche adesso, anche nel decreto rilancio, si parla dello smart working e per esempio si dice che in questa fase così complicata, per esempio, è ben possibile che il datore di lavoro possa far svolgere la prestazione in smart working al lavoratore con un lavoratore che per esempio utilizza i propri beni strumentali, come per esempio il proprio PC. Oppure superare del tutto la problematica, per esempio, dell'accordo individuale può porre tutta una serie di problematiche per il datore di lavoro, alcune delle quali, per esempio, rilevanti sotto il profilo del potere disciplinare e altre ancora più importanti dal punto di vista, per esempio, della tutela dei segreti industriali. Il consiglio che normalmente, come avvocato del lavorista, mi sento di dare ai clienti che si trovano a dover affrontare, questa fase di passaggio, è quello comunque di non perdere, la carta che è rappresentata dall'accordo individuale, perché molto spesso, attraverso la carta dell'accordo individuale, si finiscono per mettere a punto tutta una serie di cautele e di garanzie che possono essere decisive di fronte, per esempio, a condotte o colposamente o viceversa intenzionalmente fraudolente del lavoratore che, per esempio, comincia a gestire in modo non, in modo disciplinarmente rilevante i segreti industriali, oppure che, per esempio, è disattento, rispetto alla possibilità per hacker, per esempio, di penetrare i sistemi. Quindi queste sono, abbiamo visto, per gli ammortizzatori sociali, luci ed ombre. Ce n'è poi un'ultima, sulla quale mi sento di intrattenervi,
che è quella legata, vuol dire, alla necessità probabilmente in questa fase per i datori di lavoro, indipendentemente dalla norma che in determinati casi obbliga il datore di lavoro a rispettare lo smart working e quindi a consentire lo svolgimento dello smart working, è quello di non essere parsimoniosi nella concessione dello smart working. Questo perché? Perché è evidente che, per esempio, rispetto per la tematica dell'infortunio in itinere, quindi della possibilità per il lavoratore di essere contagiato, per esempio nei tragitti casa-lavoro, per esempio attraverso l'utilizzo della rete metropolitana oppure del pullman, è evidente che lo smart working è una tipologia di lavoro e un modo di svolgere la prestazione di lavoro che è più rispondente ad una logica di esonero da responsabilità del datore di lavoro. Quindi, sebbene sia assolutamente comprensibile l'esigenza di tanti di tenere sott'occhio il lavoratore, quindi fare in modo che vada a lavorare effettivamente presso la sede di lavoro, d'altro canto ci sono anche tanti vantaggi nel consentire che questa prestazione in questa fase venga svolta da casa. Quindi, insomma, come ci hai descritto, questa è una tipologia di lavoro che da un certo punto di vista è stata una mossa vincente per permettere all'industria italiana di continuare, certo aprendo nuovi scenari di rischi per la società e rischi per le società economiche e per la tutela anche del diritto industriale, cioè dei diritti di protezione di proprietà industriale e così via. Beh, certo. Quindi, se ho capito bene, suggerisci comunque in qualche modo di integrare per chi si dedica a proprietà, chi maneggia proprietà industriale ogni giorno, chi ha la possibilità di accesso, di tutelare con uno scritto ulteriore, con un protocollo, questa possibilità di accesso da remoto. È corretto? Se ho capito bene? Assolutamente sì. Diciamo, se noi guardiamo la fonte che effettivamente istituisce lo smart working nel nostro sistema, che parliamo, diciamo, di uno dei tanti tronconi del Jobs Act, noi ci rendiamo conto che il datore di lavoro nel quadro dello smart working ha per esempio la possibilità di delineare, ovviamente nel rispetto dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, della disciplina collettiva e di legge, per esempio delle fattispecie disciplinari ad hoc. È evidente che ci sono una serie di infrazioni disciplinari che possono realizzarsi solo ed esclusivamente nell'ambito, come dire, dei locali aziendali. Penso alla mitica fattispecie, per esempio, delle vie di fatto fra colleghi. È evidente che il massimo che si può fare a casa è al limite per avere una lite con il proprio figlio. Viceversa, ci sono alcune fattispecie che possono inevitabilmente realizzarsi in un quadro completamente diverso, diciamo, rispetto a quello usuale, quindi fra le pareti domestiche, come per esempio appunto una assolutamente inidonea per la gestione, per esempio, dei meccanismi di protezione, penso agli antivirus del proprio PC. Ripeto, in una fase nella quale molto spesso il datore di lavoro ha finito per realizzare, il datore di lavoro italiano ha finito per realizzare una versione molto fai da te dello smart working. In realtà non facendo altro che consentire al lavoratore di accendere il proprio PC e provare a fare quello che faceva in azienda, con modalità solo, diciamo, logisticamente differenti. Assolutamente consigliabile di procedere con un accordo individuale molto molto dettagliato. Questo adesso al di là delle battute del fascetto. Beh, noi insomma, come sappiamo, noi usiamo lo smart working perché produciamo l'intero habitat dello studio delle nostre abitazioni per chi ha voluto farlo. Quindi altri sono rimasti in studio tutto il periodo. Quindi noi insomma, lo smart working comunque abbiamo convissuto un po' tutti, no, in questo periodo. E lo smart working conduce inevitabilmente a un'altra domanda, cioè lavorare con i figli, mi pare di aver letto ci siano delle misure di congedo, qualcosa di questo genere, magari ci illustri qualcosa? Assolutamente. Allora, è evidente che nel tentativo, appunto, di salvaguardare l'occupazione, da una parte si è fatto ricorso degli ammortizzatori sociali, un ricorso massivo, importantissimo. Pensiamo che in realtà, dal punto di vista delle ore autorizzate, stiamo in una misura che è superiore a quella del 2010, che è stato l'anno più nero della crisi. Queste sono
sono dati che provengono da IMSS, dall'audizione in realtà del presidente Fridico. C'è stato poi lo strumento dello smart working e poi c'è lo strumento del congedo, cioè la possibilità per il genitore di accudire il figlio di età non superiore ai 12 anni con una sospensione dell'obbligo retributivo e l'accollo da parte dell'INPS del 50% della retribuzione. Si tratta di uno strumento che, è bene precisarlo, non ha avuto un grandissimo riscontro dal punto di vista operativo e le ragioni sono state in qualche misura affrontate dall'INPS, che si è molto interrogato sul perché questa misura è in realtà fallita, almeno per il momento. Molto, a quanto pare, è legato al fatto che la prevalenza del meccanismo della cassa integrazione ha fatto sì che questo strumento finisse per essere decisamente marginale. Ma in realtà la problematica che uno strumento come il congedo affronta è una problematica centrale che probabilmente nei mesi a venire si ripresenterà, quando le imprese si troveranno di fronte ad un dilemma che mi viene da dire amletico, cioè cosa fare della forza lavoro che non si riesce più a sostenere. Cioè, quello che voglio dire è che con ogni probabilità attraverseremo delle fasi, probabilmente fino al mese di agosto, in cui varrà, attenzione, la norma dell'articolo 46 che blocca di fatto il licenziamento giustificato motivo oggettivo. Ci troveremo di fronte a datori di lavoro che in varie forme cercheranno di far passare meccanismi molto simili a quelli dell'aspettativa. Come dire, io ti esonero dalla prestazione di lavoro in via integrale perché da una parte non ho lavoro, d'altro canto non posso fruire della cassa integrazione guadagni perché ho esaurito il monte ore. Cosa facciamo? Si badi, questa problematica non è teorica, perché contrariamente a quello che si pensava, in realtà alcune imprese, penso per esempio alla crisi che si è innescata in terra di lavoro, quindi nel casertano con la Jabil, in realtà stanno forzando la norma e quindi per esempio stanno pensando comunque ad irrogare i licenziamenti. Nel caso della Jabil parliamo di licenziamenti collettivi, peraltro ad esito di una procedura che è ampiamente antecedente rispetto al sorgere della crisi da Covid. Però in realtà sono delle domande rispetto alle quali con ogni probabilità l'operatore del diritto si dovrà pronunciare, che dovrà affrontare dando delle soluzioni di tipo operativo. Finiamo un po' questa panoramica, un paio ancora di domande, poi penso che abbiamo avuto una panoramica piuttosto interessante. Ecco, cosa mi racconti delle protezioni di PI, quali sono, nella norma alcuni suggerimenti, alcuni benefici, raccontami qualche cosa di questo, così lo possiamo anche spiegare ai nostri spettatori. Sì, allora rispetto al tema di questo seminario, che è quello delle opportunità, qui in realtà siamo più nel campo dei rischi, un po' come quanto succedeva quando si giocava da piccoli a Monopoli. Qui siamo nella parte tra virgolette negativa di questa vicenda. Il decreto rilancio ha previsto tutta una serie di opportunità e abbiamo provato, credo, a delinearle, a tracciarne un po' il perimetro. In realtà, quando parliamo del campo della sicurezza, in realtà parliamo delle cosiddette dolenti note. Questo perché? Perché il Covid, associato alla possibilità per i lavoratori di essere contratto su un luogo di lavoro, ha indotto l'INAIL, perdonatemi, a pronunciarsi sulla tematica con due distinte circolari, la prima di aprile e la seconda, a mio avviso, correttiva di maggio. L'INAIL fa un ragionamento molto semplice, dice: il Covid, se contratto in occasione di lavoro, è un infortunio sul lavoro. Questo perché da sempre c'è un'associazione fra la causa virulenta e la cosiddetta causa violenta. Questo ovviamente che cosa ha generato? Ha generato un moto anche a livello di organismi associativi, di associazioni rappresentative dei datori di lavoro, di preoccupazione. Questo perché si viveva la fase delle cosiddette riaperture e giustamente ci si poneva il problema del carico di rischi che finivano per essere associati alle riaperture. Da lì la necessità di osservare il
protocollo del 24 aprile, che poi è stato trasferito nel DPCM per del 26 aprile, e la necessità di ragionare in chiave prospettica sui possibili rischi di natura penale, perché non dimentichiamo che associato alla posizione di garanzia articolo 2086 del codice civile ci sono poi tutta una serie di norme penali che possono essere violate. Mi sento di fare una riflessione. È evidente che nel decreto rilancio è stata data molta attenzione ai benefici per gli imprenditori in sede di acquisto appunto di determinati dispositivi. Penso agli articoli 120 e 125, ne potrebbe parlare Giuseppe, ma credo che non ci sia tempo, ahimè. In realtà però la vera tematica probabilmente sarà analizzata con il decreto cosiddetto liquidità, allora quando probabilmente verrà detta la parola fine rispetto alla questione del rischio penale, che ad oggi c'è, ma che però reclama, come dire, la necessità di uno scudo per quanti in questa fase, fra mille difficoltà, mille fatiche, stanno riaprendo, e stanno riaprendo nel rispetto del protocollo del 24 aprile. È necessario riflettere su questo profilo e sono convinto che il legislatore si muoverà adeguatamente da questo punto di vista. Bene, io penso che abbiamo detto moltissimo, penso che questa sia stata un'ora molto intensa. Non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa, penso che abbia detto veramente moltissimo. Se qualcuno degli spettatori ha delle domande lo può scrivere nella chat. In ogni caso vi informo a tutti che anche oggi sul nostro sito è apparsa una guida che si può scaricare insieme a tutte le altre guide che il Tonucci Partners ha redatto in questo periodo, ha preparato sarà il Covid, e che ha preparato e ha pubblicato sul sito. Anche oggi dico è apparsa una breve guida alle tematiche fiscali del decreto rilancio, scritto dal nostro avvocato Serpieri, e però si associa a tutti gli altri documenti, su protocolli, su commenti che sono stati redatti da tutti i nostri dipartimenti con grande abnegazione e grande sforzo. A questo punto, se non leggiamo domande nella chat, confidiamo di aver finito questo primo appuntamento. Io ringrazio di nuovo Giuseppe e Lorenzo, è stato veramente un piacere. Abbiamo parlato per un'ora, penso che io non mi sono annoiato, ho imparato qualcosa e spero che anche i nostri auditori siano d'accordo. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie a voi. Grazie, Carlo.